Siti un padovano su quattro li dichiara al di sotto della soglia di povertà, la zona della Bassa la più depressa e i ricchi sono a Padova e 90. Cittadini di Ponte Vigo d'Azere contro la proposta di viabilità di Bitonci, insieme a loro il PD e l'ex presidente del quartiere Arcella. Federcontribuenti denuncia la gita di 6 agenti di polizia locale in pellegrinaggio a Roma, sai a replica, Zano Napoli mandava al Polo Nord. Il sindaco di Carceri Businaro rischia l'espulsione dal partito per il doppio incarico a Padova 3, la decisione di Ostellari imbarazzo per il metodo ottosiano. Due risse in un mese, la polizia impone la sospensione del factory in circonvallazione, licenza congelata per 15 giorni. Blitz e i ladri nella filiale della banca di Rovigo a Borapisani, assalto al bancomat, colpi di piccone ma la cassaforte resta inespugnata. Non riesce a pagare le bollette, in suo soccorso arriva la solidarietà dei telespettatori di Rete Veneta, l'assegno di questa settimana va a Borgo Ricco. Buon sabato ai telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con le notizie. I dati del Ministero dell'Economia sono usciti, il 26% della popolazione padovana dichiara redditi al di sotto della soglia di povertà, la zona della Bassa Padovana la più depressa, mentre Padova e 90 Padovana sono i comuni più ricchi. Guardiamo. I padovani hanno dichiarato di più rispetto al 2013, ma esiste ancora un'ampia fascia di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. È questa la fotografia che emerge dai dati che sono stati diffusi dal Ministero dell'Economia. Oltre 13 miliardi di euro, 118 milioni in più rispetto all'anno precedente. Questo è quanto dichiarano i padovani nel 2014 sulla base delle comunicazioni reddituali del 2015. Il reddito medio annuo è di poco più di 21.000 euro. I residenti del capoluogo però dichiarano di più. A Padova città si sale infatti a 25.700 euro, ma il dato che più fa riflettere riguarda la povertà. Sono 169.356 i contribuenti padovani che dichiarano redditi ben al di sotto dei 10.000 euro, quindi sotto la soglia di povertà, ovvero il 26% della popolazione, che si concentra soprattutto nella Bassa, la zona più rurale della provincia. Il comune più povero risulta Castelbaldo, con un reddito medio di 14.000 euro. Qui il 34% dei contribuenti non raggiunge 10.000 euro annui. Poi ci sono Merlara, Casale di Scodosia, Masi, Piacenza d'Adige e Solesino. Il quadro della distribuzione della ricchezza nella provincia euganea invece incorona come comuni più ricchi al di fuori di Padova, Noventa e Selvazzano. Qui risiedono buona parte dei 5.600 contribuenti che invece dichiarano più di 120.000 euro l'anno. Padova con 7.200 euro e Noventa con 6.800 euro sono anche i comuni che hanno versato più tasse. Secondo i dati del Ministero, i redditi che arrivano dal padovano sono per lo più di lavoratori dipendenti, che rappresentano il 52% delle dichiarazioni. Imprenditori e lavoratori autonomi invece rappresentano il 7% delle dichiarazioni. I cittadini di Ponte Vigo d'Azere sono contro la proposta di viabilità, proposta appunto dal sindaco Bitonci. Insieme a loro c'è il PD e l'ex presidente di quartiere Rettore. Guardiamo. Residenti di Ponte Vigo d'Arzere sul piede di guerra, la proposta del sindaco Bitonci di sistemare lo stadio plebiscito per trasferire le partite del calcio Padova e la modifica della viabilità in uscita con una rotonda stile fagiolo alla fine del rione non piace. Il traffico verrebbe concentrato e non diminuito, dicono. Contro Bitonci si schiera anche l'ex presidente del quartiere, Luisella Rettore, ex PDL. Nonostante l'appartenenza politica al centrodestra, contesta aspramente le decisioni del sindaco. Il sindaco Bitonci oggi deve venire ad ascoltare i cittadini. Le sue promesse elettorali non sono state mantenute. Noi lo stiamo aspettando come comitato, perché i progetti che abbiamo visto o che abbiamo intravisto non sono certamente appetibili. Luisella Rettore, insieme al comitato al ponte, composto da cittadini residenti a Ponte Vigo d'Arzare, quest'oggi ha raccolto firme al capolinea del tram contro la modifica della viabilità calata dall'alto. Chiedono di essere ascoltati dal sindaco perché vogliono un nuovo attraversamento sul Brenta per scaricare il traffico. Invece di spendere 3 milioni di euro per il plebiscito, ci siano investimenti nel trasporto pubblico. Anche la regione latita, accusa il consigliere del PD Micalizzi. Il progetto di metropolitana regionale di superficie potrebbe consentire, che non viene realizzato da
moltissimi anni, potrebbe consentire di utilizzare la stazione ferroviaria di Vigo d'Arzare e quindi tutto il traffico che oggi arriva dall'Alta Padovana e occupa le strade di via Ponte Vigo d'Arzare in modo particolare potrebbe spostarsi su, in buona parte su Rotaia. Anche i sindaci di Vigo d'Arzare e Cadoneghe chiedono di poter intervenire nella discussione sulla viabilità perché la rotonda pensata da Bitonci ai piedi del ponte della Castagnara interessa anche i loro territori. Ben venga che Bitonci voglia affrontare il problema, non lo faccia da solo perché questo sarebbe non risolutivo. Dobbiamo tentare di tenere il traffico fuori dalla città ma con una viabilità alternativa. Cadoneghe, Vigo d'Arzare, i comuni della prima cintura sono disponibili a trovare soluzioni assieme e anche metterci le risorse. E a proposito di questa protesta, Bettin del PD ha denunciato oggi che questo pomeriggio sono appunto passati addirittura i vigili a togliere gli striscioni posti dai cittadini. E un gruppo di vigili padovani vanno in pellegrinaggio dal Papa e a pagare il comune. La denuncia arriva da Federcontribuenti che ha annunciato di voler presentare un ricorso urgente al TAR del Veneto. Il pellegrinaggio è pagato con le tasche dei cittadini, dice il presidente di Federcontribuenti Paccagnella, che denuncia l'incostituzionalità e definisce discriminatorio nella delibera con cui la giunta Bitonci avrebbe deciso di mandare in pellegrinaggio alcuni agenti della Polizia Municipale. La replica dell'assessore Saia che dice il comune ha sempre sponsorizzato il gruppo sportivo dei vigili, lo fece anche Zanonato che li mandò per 3 settimane al Polo Nord. E siamo al referendum sulle trivelle, il senatore Santini fa chiarezza sui punti in questione. Il referendum si occupa di un'altra cosa, cioè si occupa di chi delle trivelle già collocate, diciamo nell'area delle 12 miglia prospicienti alle coste. E ovviamente quindi non significa nuovi giacimenti, significa portare ad esaurimento i giacimenti che sono stati già individuati, su cui ci sono già degli impianti e su cui sostanzialmente si dice finché non è terminata l'estrazione, quindi finché non abbiamo tirato su tutto il gas, perché in particolare sono quasi tutte aree di gas, gli impianti possono continuare a lavorare e poi naturalmente dovranno essere chiusi secondo le norme che la piattaforma va smobilitata in sicurezza. Quindi sostanzialmente diciamo è un referendum chiaramente pienamente legittimo, io penso che la gente si esprimerà secondo come la pensa, ma è bene che la gente sappia che non è in discussione l'aumento delle trilivellazioni, anzi le norme sono state molto più rese restrittive in rapporto anche al rispetto dell'ambiente, al rispetto della pesca, al rispetto anche del turismo, tutte cose giuste che diciamo. È un referendum che in qualche maniera vorrebbe eliminare anche questa parte, ma se io dico sono impianti già esistenti, sono impianti che stanno esaurendo delle estrazioni di materiali di cui abbiamo anche bisogno, perché il gas noi abbiamo circa insomma, un 3% di consumo nazionale che sta in queste trivellazioni, è una materia, come siamo in equilibrio su questo tipo di materia, insomma è sbagliato rinunciare senza motivo a questa possibilità. E mentre il Partito Democratico Padovano sembra aver messo a tacere i malumori provocati dalle correnti interne, ora è la Lega Nord ad essere alle prese con un terremoto provocato dalle decisioni del segretario provinciale Ostellari. Guardiamo. Espulsioni e commissariamenti, decisioni che hanno creato non pochi mal di pancia all'interno della segreteria provinciale della Lega Nord, alle prese in questi giorni con pesanti rotture tra la dirigenza. La bufera sul segretario padovano Andrea Ostellari, nominato ad ottobre con un ampio consenso, una nomina che arrivava dopo le lotte burrascose con i tosiani fuoriusciti dal carroccio. Ebbene, ora proprio Ostellari avrebbe messo in pratica questi provvedimenti di tosiana memoria, commissariamenti di sezioni scomode come Piazzola e Carmignano di Brenta, anche se l'epicentro del terremoto leghista nel Piovese. La goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Lega è stata la richiesta di espulsione del sindaco di Carceri, Tiberio Businaro, primo dei non eletti alle regionali nella lista Zaia presidente. Businaro è stato coinvolto nel buco di bilancio da 3 milioni di euro del consorzio Padova 3 che gestisce i rifiuti. A difesa di Businaro si è schierato però il vice segretario provinciale del carroccio Filippo Lazzarin, candidato sindaco per il comune di Arzergrande. Businaro è un uomo che attira consensi e ha sempre lavorato per il partito. Questa è la posizione di Lazzarin che per aver espresso il suo parere si è visto revocata la carica di vice segretario. Interpellato al telefono, Ostellari dice di non essere disposto a parlare perché non vuole rispondere a delle provocazioni. Nessuna dichiarazione né da parte di Filippo Lazzarin né da parte di Roberto Marcato, l'assessore regionale che durante una riunione del gruppo leghista in regione avrebbe contestato pesantemente i metodi di Ostellari. Questa volta la Lega sembra voler lavare i panni sporchi in casa.
E ora vi presentiamo uno dei 5 candidati sindaci di Est, Roberta Gallana. Guardate. Nelle prossime settimane chi vorrà incontrare Roberta Gallana potrà farlo qui al Civico 6 di via Umbertino da Carrara, nel centro storico di Este. Roberta Gallana, 52 anni, imprenditrice e mamma, si candida a sindaco sostenuta da 2 civiche e 3 partiti del centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Saranno con noi Este Più, che è il movimento civico che io rappresento, Este Viva, e Este Con Te, e poi c'è naturalmente Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, una coalizione unita e molto propositiva. Abbiamo trovato Este come una bella addormentata e abbiamo tutta l'intenzione di risvegliarlo, dando opportunità e valorizzando tutto quello che c'è di positivo in questa città. Gallana intende mettere al centro della sua azione politica i bisogni reali del territorio. Sto incontrando persone di tutti i tipi che hanno delle difficoltà pratiche, oggettive ogni giorno nella loro vita quotidiana. Prima di tutto ci sarà a loro da dare risposte e poi ci sono anche da valorizzare il patrimonio della città, da sistemare il degrado in cui vive la città. Tutto organizzato nei dettagli, i fratelli Sorgato, Deborah e Freddy avrebbero teso una trappola alla segretaria 55enne di Albignasego, Isabella 90, emerge dal resoconto dell'assassinio fatto da Deborah a Manuela Caco, riferito agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio del 25 febbraio scorso. La sorella di Freddy avrebbe detto alla tabaccaia veneziana di aver aspettato nella villetta di via Sabioni a 90 Padovana l'arrivo di Isabella e del fratello e quindi di averla uccisa proprio lì, nell'abitazione dell'uomo, il quale dopo aver assistito all'assassinio avrebbe architettato la messa in scena del passaggio di Manuela Cacco, travestita da Isabella, davanti alle telecamere del centro di Padova. Ed ora vediamo insieme alcune notizie di cronaca dalla città e dalla provincia. Il questore di Padova ha emesso un decreto di sospensione della licenza a carico dei gestori della discoteca Factory in via Fra Paolo Sarpi, al centro della vita notturna dei giovani universitari padovani. Il provvedimento è scaturito a seguito di 2 risse avvenute negli ultimi mesi. A febbraio una ragazza spagnola era stata portata in pronto soccorso a seguito di un litigio per il furto di una borsa, mentre la notte di Pasqua un altro studente di origini veneziane è rimasto coinvolto in una rissa tra coetanei sfociata in un accoltellamento. In seguito, infatti, il questore ha deciso la sospensione fino al 14 aprile prossimo. 1,2 kg di cocaina marcata col simbolo dell'Audi, nascosti dentro la carrozzeria della macchina. Un cittadino nigeriano è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo, che gli hanno fatto un'imboscata al casello di Padova Ovest. L'uomo pregiudicato è stato portato in carcere. La droga era destinata al mercato padovano del weekend. Casa chiusa mascherata dal centro massaggi a Cade Limina, dove i carabinieri hanno sequestrato un appartamento in via Volta 1, dove apparentemente c'era un centro estetico, mentre in realtà dentro i clienti potevano avere sesso in cambio di soldi. A votare il sacco è stata una delle ragazze sfruttate, messa alle strette dai funzionari dell'ispettorato del lavoro e segnalata ai carabinieri. In casa sono stati trovati 5.000 euro in contanti. Tanti danni, ma niente bottino alla filiale della Rovigo Banca a Boara Pisani. Nella notte i ladri hanno forzato la porta scorrevole e tentato di rompere la postazione bancomat con un piede di porco, ma non ci sono riusciti. La cassaforte è rimasta al suo posto e i ladri sono scappati a bocca asciutta. Denuncia presentata ai carabinieri. Flavio di Borgoricco non riesce a pagare le tasse, arrivano le cartelle di Equitalia, ma in suo aiuto arriva Mirella, che porta la solidarietà di Rete Veneta. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Borgoricco, provincia di Padova, e stiamo incontrando una persona che a voi sta molto a cuore. Mi avete detto: Mirella, vai e aiutalo, e noi siamo arrivati. Si vede che sei un po' abbandonato, eh? Equitalia già mi ha mandato il coso dell'IMU. E allora poi è stato come sospeso, perché finché non arrivava a 20.000 euro, 22.000 euro e via, non potevano chiamarti la casa. Era come sospeso in pratica. Quando è stato il momento mi hanno mandato la lettera. Fammi vedere la lettera. Allora, questa è la lettera. Si comunica che da un primo controllo non ci risultano pagate
pervenuto il pagamento della TASI relativo alla rata di acconto di saldo 2015. Ma io dico, se questo non lavora, come fa a pagare a TASI? Cioè il TASI io, la grande famiglia di Rete Veneta consegna a Flavio perché paghi queste cose urgentissime, perché sennò triplicheranno. In questi anni che sono a casa mi sono ridotto di stracci, senza poter fare minimo manutenzione alla casa, addirittura difficoltà o a tagliarmi i capelli, o a sostituire una lampadina, insomma, o prendere un detersivo per lavare i piatti. Quindi non so se ne vale la pena di continuare a farsi uccidere. Meglio forse prendere l'iniziativa da se stessi. No. Dai, avanti, si va avanti, ragazzi, avanti. Ciao, grande famiglia di Rete Veneta. E siamo ora alla programmazione. Questa sera alle 21.05 la Grande Guerra, 4 novembre 1918, l'ora della vittoria, replica domani alle 15. Domani mattina alle 9.10 Santo Rosario a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa in diretta da Castello di Godego. Alle 13.10 Idea Formazione a seguire la TV dei ragazzi. Alle 15 la Grande Guerra. Alle 17.45 Agricoltura Venete. E alle 20 Video Motori. Bene, è tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi e arrivederci.